Il Comune punta sui fondi del PNRR per il recupero del teatro comunale Maugeri. L'amministrazione presenta un progetto da 3 milioni di euro. Incendi e incidenti, gran lavoro per i vigili del fuoco. Soccorsa stamane una cisterna contenente alcol benzilico sulla tangenziale. Calcio, 90 giorni di proroga per la consegna dei lavori allo stadio ACE Galatea. La Cirale è costretto a cercare una soluzione alternativa. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti, spazio alla cronaca nera, ingente sequestro antidroga a Riesi, nel Nisseno, e al casello autostradale di San Gregorio della Catania Messina. Ad ACI Platani, a Cireale, lamentate disagi alla viabilità dopo l'avvio dei lavori di abbattimento delle case danneggiate dal sisma di Santo Stefano. E per lo sport, spazio al pattinaggio con in primo piano la Galatea Cireale, che ha conquistato ai campionati nazionali di pattinaggio artistico una medaglia di bronzo. Questo e altro all'interno del nostro giornale. Apriamo parlando del recupero tanto auspicato, tanto atteso, del teatro Maugeri ad ACI Reale, danneggiato, come si ricorderà, dalla tromba d'aria che si abbatté una decina d'anni fa ad ACI Reale, in questo versante della città dove appunto è ubicato anche il teatro comunale Maugeri. Il comune adesso punta al recupero e punta i fondi del PNRR, presentato un progetto da 3 milioni di euro. Teatro comunale Maugeri di ACI Reale. Il sindaco Stefano Ali e la sua giunta giocano la carta connessa al PNRR al fine di poter giungere a quell'intervento di restauro dell'immobile sito in piazza Garibaldi, che dal 5 novembre 2014 è inagibile a seguito dei danni provocati dalla tromba d'aria che si abbatté sulla località acese, provocando in tal modo notevoli danni. Il teatro Maugeri rimane ancora l'ultima opera incompiuta, in quanto il 1,5 milioni di euro non è stato sufficiente per la copertura dei tanti danni patiti. Nello specifico si era intervenuti con 370.000 euro erogati dall'assicurazione e poi 1.060.000 euro concessi dalla Protezione Civile Regionale, prevedendo nel contempo dei lavori migliorativi dal punto di vista antisismico, attraverso il posizionamento di una copertura nuova con delle travi collegate a colonne rinforzate con dissipatori delle onde sismiche. Sembrava fatta, tanto che si parlò un 5 anni fa persino della possibile riapertura, che però non è mai avvenuta. Nel febbraio dello scorso anno arrivarono poi altri 407.000 euro, sempre da parte della Protezione Civile Regionale. Ora si spera nella possibile opportunità data dal PNRR, attraverso un bando dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con il Comune di ACI Reale, che ha così presentato un progetto di fattibilità per il restauro e il risanamento conservativo del Teatro Maugeri. Il finanziamento massimo che può essere previsto ammonta a 3 milioni di euro, con l'ente che così ha messo a punto un progetto cospicuo pari a 2.999.808 euro. Certamente con questa somma si dovrebbe riuscire a sanare tutte quelle ferite dovute alla tromba d'aria. Infatti, a seguito delle conseguenze provocate dalla violenza del vento sulla copertura, per un paio di giorni l'interno dovette subire pure la pioggia battente per il mancato sommario intervento sul tetto. Pareti così ricoperte dall'umidità e dalla muffa, così come inutilizzabili sedili in velluto, l'impianto elettrico e l'intera ossatura del palcoscenico. Buone nuove a proposito di finanziamenti per la chiesa San Domenico invece ad ACI Reale. Dal Ministero per i beni culturali giunge un finanziamento da 800.000 euro per il recupero. È previsto l'intervento di restauro e consolidamento della chiesa dedicata appunto a San Domenico, il cui progetto specifico ha un costo di 800.000 euro. L'intervento sarà effettuato dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni. Esprimiamo soddisfazione, ha dichiarato il sindaco Ali, con la speranza che il quartiere sul quale la stessa chiesa insiste
rientri presto nella disponibilità del bene danneggiato dal sisma avvenuto il 26 dicembre 2018. E adesso spazio invece alla cronaca nera, operazione antidroga a Riesi nel Nisseno. I carabinieri hanno arrestato 11 persone sequestrando una piantagione di marijuana con 20.000 piante, uno dei più grandi sequestri operati in Sicilia. La droga ricavata avrebbe fruttato all'ingrosso, a sentire i militari, circa 16 milioni di euro. Ancora carabinieri in azione. Avevano preso di mira un hotel a Zafferana. I carabinieri hanno denunciato un 46enne e un 54enne, entrambi del posto, poiché gravemente indiziati di furto. I due avevano concentrato la loro attività di predoni in una nota struttura ricettiva alberghiera, adesso non in attività, più volte oggetto di sgradite visite da parte dei ladruncoli che ne svuotavano la struttura. Per arginare il fenomeno, i militari dell'arma avevano predisposto dei servizi di osservazione che hanno consentito di bloccare i due, trovati in possesso di una grande quantità di materiale, per lo più elettrico, già caricato su una Mercedes. Il materiale è stato poi riconsegnato alla legale rappresentante dell'albergo. I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, invece, durante delle operazioni di controllo del territorio, hanno beccato a San Gregorio di Catania, nei pressi del casello autostradale, un ventenne di origini romene e un cinquantenne catanese. I due erano con la coca in auto e sono stati arrestati. Trovata una confezione di cocaina del peso di circa 1,2 kg. Controllo straordinario del territorio anche ad Acireale da parte della polizia, del locale commissariato. Sono servizi straordinari pianificati per la stagione estiva. Gli equipaggi hanno realizzato diversi posti di controllo sul centrale Corso Italia, nei pressi dell'area COM, oltre che nella frazione marinara di Capomulini. Controllate complessivamente 72 persone e 35 veicoli, contestati 9 sanzioni per la violazione di norme del codice della strada per un importo complessivo pari a 1.200 euro circa. Eseguito inoltre il fermo amministrativo di 3 motoveicoli i cui conducenti non facevano uso del casco protettivo. E nel corso della notte controlli sono stati effettuati anche a Catania da parte della squadra amministrativa della divisione Pasi della Questura, presso un esercizio pubblico di ristorazione all'interno del porto, di cui è titolare un 32enne. Il personale operante ha accertato che il titolare, in una piattaforma in legno collocata all'esterno dei locali, permetteva a circa 100 persone di ballare in un'area attrezzata con casse acustiche professionali, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione di polizia. E adesso parliamo del gran lavoro che sta vedendo all'opera in questo momento i vigili del fuoco. Emergenza incendi, ma anche incidenti. Stamane soccorsa una cisterna contenente alcol benzilico sulla tangenziale. Il transito, dopo diverse ore di chiusura, è stato riaperto da poco. Parliamo della tangenziale ovest di Catania. Le forti ondate di calore di questi giorni non accennano a diminuire nemmeno per la prossima settimana, con temperature che possono superare anche i 40 gradi. Con esso aumenta l'emergenza incendi, con vigili del fuoco in allerta anche nella giornata di oggi. Già un primo intervento da parte di una squadra del distaccamento sud del comando provinciale di Catania è stato eseguito lungo il tratto della tangenziale ovest per soccorrere un rimorchio che trasportava una cisterna contenente alcol benzilico altamente infiammabile.
Per consentire le delicatissime fasi di travaso fatte sul posto in un'altra autocisterna, è stato chiuso lo svincolo San Giorgio fino a quello di Mister Bianco, così come entrambe le careggiate riaperte dopo ore dopo aver rimosso l'autocisterna. Da una prima ricostruzione sembra che il rimorchio si sia sganciato dalla motrice mentre il mezzo era in movimento. Questo ha provocato un danneggiamento seppur lieve della cisterna che si è adagiata sull'asfalto incolonnandosi in avanti. Ieri intanto non pochi gli interventi eseguiti in diversi territori della provincia di Catania. In questa un rogo di rifiuti è divampato in via Orfano Trofio che ha costretto i residenti a lasciare le case. Per lo più domati incendi di serpaglie tra Cireale, Belpasso, Paternò, Adrano ed ancora Caltagirone e Mineo che ha visto impegnate persino la protezione civile forestale e squadre boschive. Non solo incendi alla base ieri degli interventi dei vigili del fuoco. Ad Ascicatena, in via Salvo d'Acquisto, quartiere Loco, soccorsa una persona in sovrappeso dalla sua abitazione. I vigili sono dovuti ricorrere ad una complessa procedura di evacuazione, saldando prima la persona su una barella speciale tipo toboga, per poi portarla fuori con l'ausilio di una scala aerea e l'utilizzo di tecniche di derivazione speleoalpino-fluviale dal nucleo speciale dei vigili del fuoco, giunto da Catania e Siracusa. La persona è stata trasportata all'ospedale Garibaldi per sottoporsi a delle cure sanitarie. Elezioni amministrative, turno di ballottaggio domani che riguarda nella provincia etnea il comune di Palagonia. A sfidarsi saranno il sindaco uscente Salvo Astuti e il medico Franco Calanducci. Si vota dalle 7 alle 23. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, a tra poco. Una scena così è solo da film, e infatti qui alcune scene del Padrino, parte prima, sono state girate proprio qui. Siamo a Motta Camastra, in provincia di Messina, un paese piccolissimo ma tanto carino. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi, sabato e domenica ore 21 e 20, canale 199 in tutta la Sicilia. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Euronics a Cireale. Più vicini con più cura. Grande punto vendita a portata di mano. Siamo su via Cristoforo Colombo 12, direzione ingresso autostrada, ex Arredamenti Gallina. Prova la comodità di un parcheggio riservato a te. La convenienza su tantissimi articoli in offerta. Personale sempre disponibile a consigliarti. Che aspetti? Euronics a Cireale. Informatica, gaming, telefonia, TV e audio, elettrodomestici, video, foto, droni, mobilità elettrica, smart home. Euronics a Cireale, via Cristoforo Colombo 12. Provaci! Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori.
Sabato 25 giugno a Santa Venerina, in occasione dei festeggiamenti di Maria Madre della Divina Grazia, gara podistica secondo trofeo Maria Madre della Divina Grazia. Raduno in piazza ore 19. Dalle 19.30 partenze delle varie categorie. Esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, donne e uomini. Le gare si svolgeranno su circuito cittadino nel centro storico di Santa Venerina. Ti aspettiamo sabato 25 giugno a Santa Venerina. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Home Store, sentirsi a casa. Home Store, Home Store. La casa qui per voi. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea Home, con meravigliosi accessori per la casa. Abbigliamento uomo, donna, bambino. Calzature, intimo e accessori. Home Store, Home Store. L'abbigliamento e l'intimo che puoi. Scegli quel che vuoi. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Grande assortimento di abiti per cerimonia. Ti stupirò con il mio design audace e il nuovo Opel Visor. Ti porterò nel futuro digitale con il mio Pure Panel. Ti emozionerò con la mia tecnologia elettrica. Sono nuova Opel Astra. Ci capiremo subito. Nuova Opel Astra Plug-in Hybrid. Speaks for itself. Da 249 euro al mese con scelta Opel, incluse Easy Wallbox e ricariche RCA per un anno. E in più gli incentivi statali. TAN 560, TAG 6,59. Info su opel.it. Vi aspettiamo da Gidauto, concessionaria Opel, a Catania, in via Vitaliano Brancati 23. E a Riposto, strada statale 114, al chilometro 70 e 78. Eccoci tornati in diretta, la seconda parte del nostro giornale. Abbiamo parlato ieri dei lavori di demolizione avviati sul territorio acese di Aci Platani per abbattere le case danneggiate dal sisma di Santo Stefano e irrecuperabili. Lamentati oggi disagi alla viabilità dovuti proprio a questi lavori di demolizione. Prende posizione il movimento sociale Fiamma Tricolore. A quasi 4 anni di distanza dal sisma di Santo Stefano inizia finalmente a muoversi qualcosa anche nella frazione acese di Aci Platani. Sono infatti iniziati i lavori di demolizione degli immobili danneggiati e non più recuperabili, essendo localizzati in una zona attraversata dalla faglia sismica. Si tratta per il momento delle abitazioni presenti sul tratto finale di via Botteghelle. Successivamente si passerà alla demolizione di quelle case localizzate su via Grosseto, via Grasso e via Rosario Messina. Lavori che stanno causando moltissimi disagi agli abitanti di via Porto Salvo e di via San Piero Patti, che si trovano costretti ad affrontare diversi chilometri prima di rientrare a casa. Una soluzione per ovviare a questi problemi è stata fornita da Rosario Grasso, commissario del Movimento Sociale Fiamma Tricolore di Acireale, sezione Nello Vecchio, che afferma che si potrebbe creare, con la presenza di qualche vigile urbano, il doppio senso di marcia nel tratto che da via Grasso conduce in piazza 4 Settembre, in modo da agevolare i cittadini o chiunque debba raggiungere la zona sud di Aci Platani. Gli stessi problemi di viabilità si sono verificati lo scorso mese, quando lo stesso tratto di strada è stato chiuso per il rifacimento del basolato lavico. Oggi, così come un mese fa, non è stata ancora trovata una soluzione, nonostante le diverse lamentele da parte degli abitanti. Una soluzione che il Movimento Sociale Fiamma Tricolore di Acireale spera arrivi al più presto. Restiamo ad Acireale, parliamo di decoro urbano. Questo sconosciuto a sentire la consigliera comunale Sabrina Renna, intervenuta sull'argomento con una nota. Vediamo. La città di Acireale non può essere cucinata a fuoco lento. Sono queste le parole della consigliera comunale Sabrina Renna, che cerca quanto prima delle risposte politiche e amministrative sulla programmazione turistica, sul decoro urbano, sulla pedonalizzazione e sull'igiene pubblico acese.
In questi ultimi due anni, con il Covid e lo stato di emergenza, la contesa politica è stata bloccata. Ma adesso che l'emergenza è cessata il 31 marzo, continua la consigliera Renna, bisogna svegliarsi e reagire di fronte tali problematiche, così come stanno facendo, anche se in forme diverse, tutti i comuni della regione siciliana. L'estate è vista dalla stessa Renna come un rilancio della città per non rischiare che Acireale sia considerata come una palude. Non è possibile che non ci siano qualche migliaia di euro per salvare il cartellone estivo acese. Questa è una pretesa della città, ma soprattutto di ogni suo cittadino. Il tempo è scaduto, conclude Sabrina Renna. Dopo la fine dello stato di emergenza sanitario, adesso la crisi è nettamente politico-amministrativa. Andrebbe bene anche inventarsi le risorse, purché questi siano utili e in grado di migliorare la città ancora in bilico. Viceversa, tanto vale leggere ogni 5 anni i burocrati. Tanto, per fare una rotazione di dirigenti, il tempo si trova. Polemiche a distanza tra la CISL Catania e l'assessorato alle politiche sociali del comune di Acireale, oggetto del contendere i fondi del PNRR destinati appunto alle politiche sociali. Come vengono distribuiti i fondi del PNRR destinati alle politiche sociali ad Acireale? Una domanda lecita che la CISL Catania ha posto al comune di Acireale, che a sentire gli stessi vertici del sindacato non ha ancora ricevuto una risposta, anche se a detta dell'assessore alle politiche sociali Palmina Fraschilla non è esattamente andata così. Ma andiamo per ordine. Il sindacato catanese, a seguito di una nota ricevuta nella quale vengono fatte rilevare alcune criticità nell'ambito delle politiche per la disabilità del territorio acese, lo scorso 29 marzo chiedeva un incontro volto a coinvolgere le organizzazioni rappresentative sociali nei processi decisionali relativi ai servizi dedicati alle persone fragili e disabili, nello specifico sull'impiego dei fondi del PNRR destinati ai servizi sociali. La richiesta però è rimasta sospesa. La PEC, indirizzata all'assessore alle politiche sociali del comune di Acireale, Palmina Fraschilla, non ha ricevuto una risposta. Da qui la denuncia del segretario generale CISL Catania, Maurizio Attanasio. Abbiamo chiesto già a marzo all'amministrazione comunale, dimostrabile dalla documentazione che abbiamo già tra l'altro ritrasmesso, di confrontarsi sulle questioni che riguardavano le politiche sociali. In particolar modo sulle politiche e sulle risorse che saranno destinate dal PNRR. Abbiamo chiesto all'assessore competente, all'assessore delle politiche sociali, di confrontarsi per capire come vengono impegnate le risorse, su quale fronte si vuole intervenire e soprattutto chi sono i destinatari. Considerate che già ai tavoli della 328, che è la legge che distribuisce le risorse nei territori comunali del distretto sociosanitario di Acireale, abbiamo chiesto che venisse stilata una sorta di anagrafica di coloro che vengono assistiti. Ciò perché è impossibile che nel 2020 ancora oggi ci siano persone che non percepiscono servizi, o perché sono finiti i fondi, o perché comunque, essendo prestazioni a domanda individuale, non si ci arriva a coprirli tutti, mentre altri invece magari hanno più servizi. Noi chiediamo all'amministrazione comunale, continuiamo a dirlo, e presenteremo un'altra richiesta formale in questi giorni, un confronto serio, serrato, aperto e franco. Non ci stiamo al fatto che l'assessore continua a distribuire risorse sui territori del distretto senza aversi minimamente confrontato, senza aver chiesto ai soggetti che compongono il tavolo e quindi la rete sociale un confronto e capire quali sono i reali bisogni del territorio. Ma qualcosa non torna. L'assessore Fraschilla, dal canto suo, infatti, chiarisce la situazione. La PEC del 29 marzo, afferma la Fraschilla, non è mai arrivata agli uffici. Probabilmente ci sarà stato un problema di sistema o al protocollo. Una volta venuta a conoscenza di questa PEC, ho telefonato al signor Attanasio, invitandolo a fornirmi il numero di protocollo, così da capire cosa chiedessero. Lo scorso 15 giugno abbiamo quindi ricevuto un'ulteriore richiesta di incontro per confrontarci sull'attività avviata dai distretti sociosanitari dell'inclusione sociale e sui bandi del PNRR. Abbiamo quindi fissato un incontro per ieri, e al quale la CISL non si è presentata.
Tengo a precisare, continua l'assessore, che nella rete territoriale e nel piano di zona rispetto a questi temi, la CISL è stata sempre coinvolta. I servizi sociali sono aperti a tutti e sono sempre disponibili al dialogo. Io, in qualità di assessore, ho sempre risposto agendo con la massima trasparenza. Parliamo d'altro. Nell'ambito delle solennità legate alla ricorrenza del Sacratissimo Cuore di Gesù, il sindaco di Acireale, Stefano Alì, ha partecipato ieri alla cerimonia presieduta da Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo emerito di Catania, tenutasi ieri sera nel sagrato del santuario. Al termine delle celebrazioni, il primo cittadino, come da consuetudine, dopo aver fatto omaggio della cera, ha deposto una corona di fiori offerta dalla Misericordia dinanzi alla stele votiva che si erge su Piazza Dante, affidando la città alla Madonna. Il Serra Club Acireale festeggia i 20 anni dalla sua fondazione e oggi al seminario vescovile di Acireale un incontro per celebrare il traguardo raggiunto. Traguardo storico per il Serra Club di Acireale che festeggia i 20 anni dalla sua fondazione. Era il 2002, infatti, quando il triunvirato composto da Vera Pulvirenti, Paolo Nicolosi e Orazio Esterini ha dato vita al sodalizio che oggi rappresenta una forte realtà ecclesiale e socioculturale per la città. Il vescovo che avevamo, Monsignor Gristina, proprio ci fece veramente innamorare di questo serra. Infatti diceva: dovete avere questo nel cuore e testimoniare soprattutto all'esterno questa presenza, appunto, di Cristo, cioè la presenza anche delle vocazioni, quindi abituarci noi ad avere questa educazione alla vocazione, quindi non è solo quella dei seminaristi, perché la vocazione è in tutto, nel nostro lavoro, in qualsiasi cosa che facciamo. E quindi è stato un passaggio questo. Io non conoscevo naturalmente questo Serra, esisteva, che è il cognome del beato Junipero Serra, che è appunto frate francescano e che diede vita a questo movimento, e noi siamo stati veramente in continuo movimento. Sono passati 20 anni, ma ci sentiamo ancora giovani. E in occasione della celebrazione del ventennale, stamane al seminario vescovile di Acireale è stata vissuta una giornata all'insegna del dialogo sul tema vivere la beatitudine e rendere eterno quello che passa e portare il cielo in terra. Ad aprire l'incontro è stato il presidente del Serra Club Acireale, Alfio Cristaudo. Con lui la socia fondatrice Vera Pulvirenti e il promotore del club, Monsignor Salvatore Gristina, già vescovo di Acireale. Oggi appunto festeggiamo i 20 anni della presenza del Serra Club ad Acireale, nella diocesi di Acireale, ed è un momento per noi importantissimo. In questi 20 anni abbiamo fatto tanto, abbiamo lavorato vicino ai seminaristi per tutto quello che riguarda le vocazioni. Quindi siamo noi un club service che con le sue azioni si propone appunto di essere vicino ai seminaristi, ai religiosi e a tutte le persone appunto che hanno una vicinanza particolare per le vocazioni. Al termine dei lavori i partecipanti visiteranno alcuni luoghi rappresentativi di Acireale, tra cui Palazzo Fiorini e l'Accademia Zelantea. Ci spostiamo a Riposto in occasione del giorno del compleanno del compianto Isidoro Trovato. Si è svolta appunto a Riposto una cerimonia in memoria del presidente e fondatore dell'associazione culturale La Plumeria di Riposto, persona conosciuta in tutto il territorio per il suo impegno sociale. Da qualche anno, grazie alla sua tenacia e perseveranza, aveva restituito alla pubblica fruizione il parco Falcone Borsellino, organizzando eventi a scopo benefico con il coinvolgimento costante degli studenti delle scuole del territorio. All'esterno del suddetto parco è stata collocata una targa commemorativa a perenne memoria della sua grande nobiltà d'animo, manifestazione fortemente voluta e organizzata dall'associazione culturale La Plumeria, presieduta dalla moglie Antonella. Autore del ritratto l'architetto Claudio Patanè. Tanti colori, i quali hanno preso parte all'evento anche la comunità
a tanti coloro che, i quali hanno preso parte all'evento, anche la comunità scout di cui egli era storico membro, e in premessa il sindaco Enzo Caragliano ha speso bellissime parole per ricordare appunto Isidoro Trovato. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, i temi dello sport nella terza parte, a tra poco. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Le compagnie teatrali di tutta la Sicilia interessate a mettere in onda le proprie opere possono inviare una mail di richiesta a info@radioetnaespresso.it. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Scalia Musmarra, Piazza Duomo 23, Acireale. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmine, a Cireale. Fatti un piccolo regalo destinando il 5 per 1000 alla Misericordia, perché la Misericordia sei anche tu. Dona il tuo 5 per 1000 per la nostra comunità, per aiutarci ad aiutare. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie sono al tuo fianco. Ora puoi fare anche tu la tua parte. Aiutaci ad aiutarti. Dona il tuo 5 per 1000 alla Misericordia di Acireale, dal 1979 al servizio della vita. Scegli il sostegno del volontariato scrivendo il codice fiscale 810 057 30 874. Grazie di cuore. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è? Mi mandassero già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Thank you.
Spazio intanto al calcio in apertura della terza parte del nostro giornale, nuovo sponsor principale per la Cireale. Brutte notizie invece sul fronte stadio, la scadenza dei lavori è stata prorogata di 90 giorni. La mossa a sorpresa arriva da Cireale ma sponda Real, con il presidente Santerusso che ha annunciato il suo disimpegno dalla compagine fresca di promozione in eccellenza. Russo non vuole sfasciare il giocattolo e annuncia di aspettare proposte da qualcuno interessato a rilevare la società. La cosa è così importante perché la scelta di Russo, titolare di un'impresa che opera nel campo dell'energia, potrebbe aprire le porte al suo ingresso nell'altra sponda di Acireale, quella storica, la Cireale Calcio. Potrebbe infatti essere Russo il partner che affiancherebbe Fasone e il suo gruppo nella nuova stagione di Serie D della Cireale. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, intanto la certezza è quella del nuovo main sponsor, il gruppo Tocal, catena catanese di supermercati, sembra un film già visto ai tempi dei pulvirenti con Forte, l'auguri della Piazza Granata e che il percorso questa volta sia radicalmente differente. Le due notizie vanno di pari passo e raccontano di una Cireale che in silenzio si muove per costruire un assetto societario stabile e di conseguenza per organizzare la squadra per la prossima stagione. Su quel fronte al momento tutto tace, nell'ordine si deve prima infatti sistemare la società, poi prendere il direttore sportivo, strianese è sempre il nome più gettonato, specie dopo che Marino ha ufficialmente detto di no. Poi si dovrebbe cominciare a lavorare su allenatore e squadra. Resta in sospeso la questione stadio, dall'amministrazione non è arrivata nessuna risposta ufficiale, ma un accesso agli atti ha permesso alla dirigenza granata di scoprire che è stata da poco firmata con la ditta una proroga di 90 giorni per la chiusura del cantiere, che quindi dovrebbe concludersi praticamente a gennaio. Per la Cireale vorrebbe dire niente stadio per tutto il girone d'andata, diventa quindi indispensabile trovare delle alternative. Mancando impianti disponibili nella provincia di Catania, l'unico sarebbe Biancavilla che però ha già risposto picche, si cercano altre soluzioni anche perché la Lega sembra aver ammorbidito le sue posizioni e sarebbe disponibile a parlare anche di AC Sant'Antonio o Mister Bianco, a patto però che si rendano qualcuno dei due impianti omologabili. Questo vuol dire realizzare la tribuna ospite da AC Sant'Antonio o rendere agibile la tribuna centrale di Mister Bianco, insomma altri fondi che altrimenti sarebbero stati destinati alla costruzione della squadra e che dovranno invece essere distratti dal budget per fare altro. Intanto in Serie D continua il valzer degli allenatori, respira Paternò dove la crisi societaria sembra rientrata, tanto che si pensa già alla costruzione della squadra e al tecnico a cui affidarla. A tal proposito il nome che gira in terra normanna sarebbe quello di un allenatore ex Acireale e che già anche ha allenato i rossoazzurri in promozione d'eccellenza, quello di Beppe Pagana. Pattinaggio, la Galatea Cireale porta a casa una storica medaglia di bronzo nel trofeo nazionale di pattinaggio artistico. Si tratta per la società acese della prima medaglia nazionale appunto nel pattinaggio artistico. È un bilancio più che positivo quello tracciato dalla SD Galatea Cireale. Al termine del trofeo di pattinaggio artistico categoria Giovani Promesse, andato in scena Roccaraso. La società acese, per la prima volta nella sua storia, ha preso parte ad una competizione nazionale di pattinaggio artistico. Quattro le atlete che sono scese in pista, guidate dall'allenatrice Greta Di Grazia, sono Sara Beatrice Samuele, Valentina Fagone e Aurora Maugeri. Un ottimo esordio per loro, considerando la giovane età, e l'emozione che inevitabilmente condiziona gli appuntamenti di questo tipo. Il risultato più prestigioso lo porta però a casa Beatrice Samuele, che nella gara di questa mattina ha centrato il terzo posto. Un risultato storico dunque per la società acese e per l'atleta stessa che alla prima gara in una competizione nazionale porta a casa una medaglia. Entusiasta il presidente della Galatea Massimiliano Trovato. Sono molto soddisfatto, commenta Trovato, per questa medaglia ottenuta. C'è un po' di rammarico perché se Beatrice non fosse caduta, sarebbe potuta arrivare anche al secondo posto, però questo fa parte del gioco. È la sua prima gara a livello nazionale ed ha comunque ottenuto un ottimo terzo posto. Come società, conclude Trovato, è la prima volta che partecipiamo ad una competizione nazionale e dunque posso ritenermi soddisfatto. Sarà il cortile Platamone, emblema della cultura catanese, ad ospitare la cerimonia di chiusura dei festeggiamenti per il 75esimo anniversario del CUS Catania, una vera serata di gala che inizia alle ore 21. Saranno premiati personaggi di spicco dello sport nazionale che hanno legato e legano il loro nome a quello del CUS Catania, fra questi Filippo Di Mulo, Andrea Lo Cicero, Paolo Pizzo, Mino Ferro, Nello Greco e Sonia Scalia. Tutto pronto invece a Santa Venerina
per lo start del trofeo podistico Madre della Divina Grazia. L'evento organizzato da Giuseppe Oriti e Maria Arcidiacono insieme al Comune di Santa Venerina, alla locale Proloco, alla Società di Atletica Virtus Acireale e alla FIDAL entrerà nel vivo alle 19.30. Si comincia con le categorie giovanili, poi alle 20.30 il via alle altre categorie. A seguire premiazioni e spettacolo conclusivo. La gara ritorna a Santa Venerina dopo 3 anni. La prima edizione fu nel 2019, poi lo stop dovuto alla pandemia. Adesso andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Le temperature, le minime si attesteranno sui 25 gradi, le massime andranno oltre i 30 gradi, 34-35 gradi. I venti saranno moderati, il mare quasi calmo. Tutto anche per oggi, grazie come sempre per essere stati con noi. TG Reporter torna lunedì alle 13.40, a voi tutti l'augurio di un sereno buon fine settimana.